Oggi abbiamo aperto al pubblico e a tutti i nostri clienti di piante, di fragole e di piante da frutto la sede di Lago Santo in provincia di Ferrara, qui nel Basso Ferrarese, dove la Salvia Vivai ha la sede produttiva. Perché questo evento? Perché abbiamo voluto appunto avvicinarci sempre di più ai nostri produttori, farli proprio toccare con mano tutte le fasi di lavorazione del nostro vivaio, e quindi siamo partiti a mostrare il percorso che anche la piantina di fragola fa lungo il nostro sistema produttivo e in quanto richiede sempre tantissimi passaggi, tantissima manodopera. Quindi mi ha fatto vedere i campi di vivaio fragole e fino alla lavorazione in magazzino e sotto i tunnel dove vengono conservate le piantine per poi essere consegnate agli stessi produttori. Piante che comunque commercializziamo oltre che in Italia, ma soprattutto all'estero. I paesi più importanti sono Germania, Francia, Belgio, Olanda e anche Inghilterra. Per quanto riguarda l'Europa, fuori Europa abbiamo tutti i paesi dell'est, tutti i paesi che sono in via di sviluppo e diventano veramente un mercato importante, e ovviamente senza dimenticare il Nord Africa, sempre paesi come Algeria, Marocco, Tunisia, sia importanti sia per quanto riguarda piante di fragole che piante da frutto. Ecco, un po' di numeri della Salvia Vivai: produciamo per quanto riguarda piante da frutto circa 1.700.000 piante, tra melo circa 1.300.000, produciamo circa 220.000 piante di pero e 180.000 piante di ciliegio. La produzione delle mele avviene sia qui nel comune di Lago Santo, e per quanto riguarda il melo abbiamo un altro sito che è nella provincia di Verona. Tra l'altro questa differenziazione è proprio per cercare anche sempre areali più consoni per la produzione di piante, per anche dividere anche il rischio sia sanitario che climatico e quindi per avere più certezza di avere materiale sano e sempre di qualità da offrire ai nostri produttori. Per quanto riguarda le piante di fragole, produciamo circa 120 milioni di piante, dove sono suddivise in diverse tipologie. Sono piante frigo che vengono appunto conservate in cella durante l'inverno, e le produzioni che facciamo adesso proprio in questo periodo, nei mesi estivi, che è l'altro periodo molto intenso per la vivai, che sono piante trai, mini trai, moduli, cime radicate e stoloni da radicare. Queste hanno principalmente una destinazione estera per culture molto professionali, diciamo, e specializzate, quali l'idroponica. Poi ovviamente noi continuiamo ad essere molto attivi attraverso nella ricerca e quindi nel miglioramento genetico, anche attraverso appunto il CIVE, che è il consorzio di ricerca di cui siamo i fondatori, in cui ogni anno mettiamo sul mercato nuove varietà, come nelle fragole abbiamo la Murano, che è una rifiorente che sta avendo un grossissimo successo. Abbiamo la Aprica, la Sibilla, sono nuove varietà che stiamo mettendo sul mercato in questi ultimi tempi. Anche per quanto riguarda le piante da frutto, col CIV stiamo selezionando diversi cloni di Fuji che stanno riscontrando molto successo e che stiamo appunto immettendo sul mercato attraverso già nella prossima commercializzazione. Questo Open Day è una serie di incontri che stiamo facendo nel 2016, proprio perché è un anno per noi molto importante, in quanto festeggiamo i 125 anni di attività della famiglia Salvi nel settore di agricoltura e i 50 anni di attività nella città di Ferrara.
Infatti ci sarà anche un importante festeggiamento e incontro nella sede di Ferrara per proprio festeggiare queste ricorrenze del 2016.